Buonasera, tanti auguri Pupetta, tanti auguri, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, il cuoco tergiversa. Vergiterza. Buonasera. Buonasera, ciao Gianna, ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Siamo qui riuniti. Cuoco, mi ha rubato la forchetta? No. Io rubo sempre la forchetta. Da lei è questa. Il cuoco, da quando il cuoco è cuoco, ha sempre rubato la forchetta. Ok, no, perché sergente, gira, da che mondo gira, mondo gira la voce che io rubi gli accendini. Qua abbiamo Mukbang. Oggi è il compleanno di Pupetta. Eccola qua. Che è piccola, piccola, e compie un anno. Eccola. Vero. Pupettina. Dopo faremo una piccola festa. Noi stiamo mangiando carne alla pizzaiola. Buona. Adoro la carne alla pizzaiola. Non ho preparato io questo secondo. Allora, visto che non l'ho preparato, sono fatte le mie collaboratrici. Allora, io, che io ringrazio. Allora, mettiamo subito le cose in chiaro. Puoi cominciare a mangiare? Mettiamo le cose in chiaro. Buon appetito, collaboratrice. Buon appetito, Gianna. Grazie. Buona. Mettiamo subito in chiaro una cosa. Sì. Visto che il compleanno la volta è Pupetta, visto che non ha cucinato, pulirà? Allora, questa sera, siccome è compleanno di Pupetta, vieni qua. Allora è diventata dispettosa col compleanno. Pupetta. Questa sera facciamo pulire a Pupetta. Lei pulirà? Facciamo pulire a Pupetta. Io no. Lei pulirà? No, faccio pulire a Pupetta. Oh, ce n'ha sempre una di scusa. Pupetta è diventata grande ed è giusto che pulisca. È buono, collaboratrice. Buonissimo. Ci sono stati diversi. Qua abbiamo un contorno grigliato. Sì. Niente, se avevamo perso, anzi il cuoco aveva nascosto l'origano. Buona acqua. Acqua invecchiata in barrique. In botti di rover. Non fa ridere. Allora, abbiamo tre spessori differenti della carne. Non intenzionalmente, ma per motivi privati. Okay. Quindi a qualcuno è capitata la tagliata, a qualcuno è capitata la fettina per pizzaiola, a qualcuno è capitata la coscia. Bene, buonissima. Bravi. Buona. Brave le mie colore. Poi ci vediamo dopo perché c'è un dolcino low carb che dovrebbe essere rosa, però lo scopriremo solo tagliando. Buon appetito. Grazie, buon appetito. Grazie. Buon appetito. E buon appetito. Ciao, a dopo. È buonissimo, eh. Ciao. Tutti auguri. Noi prendiamolo in braccio. Buona. Vai dalla mamma. Dai, vieni qua, Pupetta, vieni qua. Un pezzo di... Ecco, vieni Pupetta. Da di là, come fai a prenderla di lì? Vieni qua, Pupetta. Si fa desiderare. Vieni, Pupetta. Io do. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, Pupetta. Tanti auguri a te. Brava Pupi. Allora ragazzi, questa è la torta furba alle mele senza zucchero, con cannella. Vediamo il cuoco che mangia. Buona. Ma è furba perché ci ha messo il pelo della volpe nella torta. Ah, oddio, ma non fa ridere. Non fa ridere. Gianna, ridi. Non fa ridere questa cosa. Gianna, ridi. Cioè. Quando ride. Ma, allora, io ripeto la cosa, voi ridete. Oh, oh, oh. No, non c'è bisogno. Ma è furba, perché c'è il pelo del volpe? Senta, un cuoco. Guarda, sarà pure furba. Buona. Cosa lascia mangiare? Buona. Si fa praticamente questa torta, buona. Si fa con tantissime mele, mm-hmm, e pochissimo impasto. Per di più. Ma per la mela? Sì. Poi sopra ci sono anche delle fette di mela più grosse. Buona. Per di più, praticamente c'è olio vegetale. Ok. Dolcificante, cannella in polvere, una fialetta al limone. Ok. Al limone. E 20 grammi su tutto l'impasto di farina proteica. Proteica. Un po'. Ok.
buonissima. E poi in teoria ci ho messo anche due fialette di colorante rosa, però cioè un po' di rosa c'è, sì, dai, un con la fantasia rosa, sì, cioè, è bruttina ragazzi, cioè mi rendo conto, no, è brutta, no, diciamo, a me piace. L'unica cosa graziosa sono le palline di cannella qua che si vedono, tutto piccoli buono, piccoli. Anzi, sarà pure brutta ma è buona, buona, brava. Sarà brutta, furba, ma è buona, ecco, ecco. Che me la prendo un'altra fetta, visto? Hai visto? Visto? Non fare la furba, eh. Grazie. Si tiene tipo mattonella così. Un po' pupetta, oh, sì, dai, che... dai. Pupetta, vieni piccolo Pi, vieni amore, Pupi, chi è? Ciao Pupi, piccolo piccolo, le coccole bilaterali. Ragazzi, a dopo, perché devo andare a fare la pipì, non sono cose belle da dire, YouTube si emozionerà anche, però... Molto molto buona, molto buona. Buona. Quindi vuol dire che... A dopo. La torta furba ti ha fatto venire la voglia di mingere? Sì, no, cazzo? Avevo già voglia di mingere prima. Allora vada a mingere, vada. Minga, minga. Vada, vada a mingere. Vado a mingere. Vada. Intanto vale, noi ci mangiamo, vado. Ok. A dopo. A dopo. Ciao. Ciao. Allora, la Pupi ha avuto una barrettina di latte di Yak. Guarda che arriva la Lilly. Oh, di chi è? È buono. E di chi è? Sembra una roba di Lush. Tira, tira, tira. Sembra un pezzo di sapone di Lush. Mmm, sono portatina. Lilly? Oh, sì, c'è anche Lilly qua. Mi piace Lilly. È la frittola. Lilly? No, no, non mi riprendere il di dietro, eh. Abbiamo già fatto. No! Buongiorno a tutti. Oggi è il giorno dopo del compleanno di Pupetta. Metterò questo pezzetto alla fine del video per fare una sorpresa ai miei colleghi di Get Web Italia. Ciao! E colazione, albume abbondante con un uovo che si è inglobato e una spruzzata di misto pepe. Caffettino. Marzo 2022. Cioè freddissimo, ma io non vedo l'ora che arrivi la primavera. Buona giornata a tutti e un saluto da Keto Web Italia. Mangio la mia colazione. Ciao!